Ciao a tutti, quello che oggi vi presento è un seminario breve sui mammiferi alloctoni presenti nel territorio italiano. Per la nostra iniziativa io resto a casa e a casa con successione ecologica. In tempi recenti c'è stato un grande interesse a studiare la distribuzione dei mammiferi sul territorio nazionale, questo sia per elaborare dei piani di gestione efficaci per alcune specie, ma anche per garantirne la conservazione, specialmente di quelle più rare o più meritevoli di regimi di protezione. Questo che vi illustro in questa diapositiva è uno dei progetti che stiamo portando avanti su una piattaforma online che si chiama iNaturalist, in cui ciascuno di voi può caricare foto o anche osservazioni non corredate da foto di mammiferi presenti nel territorio nazionale, e vedete il link in alto. Quello che abbiamo visto e che era anche sospettabile è che molte specie hanno un areale molto esteso, e vi riporto l'esempio dello scoiattolo comune, che è presente quasi in tutta Italia, dalle Alpi fino alla Campania settentrionale. Altre specie, come lo scoiattolo nero calabrese, che vi ricordo è una specie endemica, che vuol dire che vive soltanto in Italia e in nessun'altra parte del mondo, sono invece presenti con un areale molto limitato, in questo caso sono due regioni, la Basilicata e la Calabria. Ci sono poi altre specie che sono praticamente sconosciute sul territorio nazionale e che hanno un areale puntiforme, e vi riporto il caso dell'orecchione balcanico, che è un pipistrello, che è stato rilevato solo in Toscana meridionale e soltanto una volta per adesso per quanto concerne l'Italia. Secondo una checklist recente guidata da Anna Loi e curata da tutto un gruppo di esperti nazionali che fanno riferimento all'Associazione Teriologica Italiana, l'ATIT, che è l'associazione nazionale che si occupa dello studio dei mammiferi, in Italia sono presenti circa 126 specie, e di queste 21 sono alloctone,